Benvenuti a questa lezione del corso Impara l'Orienteering promosso dalla Federazione Italiana Sport Orientamento. Oggetto di questa lezione è il Trail O, ovvero il Trail Orientamento, detto anche orientamento di precisione. Per una migliore fruizione dei contenuti di questa lezione, raccomandiamo di avere conoscenze minime circa la simbologia delle mappe da orienteering e il funzionamento di una gara di corsa orientamento. Il Trail Orienteering è una delle quattro discipline riconosciute ufficialmente dalla International Orienteering Federation e dalla Federazione Italiana Sport Orientamento, insieme alla corsa orientamento, lo sci orientamento e la mountain bike orientamento. Fra queste quattro è l'unica disciplina accreditata presso il Comitato Italiano Paralimpico, il che la rende l'unica disciplina paralimpica dell'orienteering. È inoltre riconosciuta dal MIUR e inserita nel programma dei campionati studenteschi, insieme alla corsa orientamento. Quali sono le sue caratteristiche fondamentali? È incentrato sul riconoscimento, a distanza, dei punti di controllo riportati sulla mappa. Per questo motivo è detto anche orientamento di precisione. Non si basa sulla performance fisica e quindi per certi versi è equiparabile a uno sport della mente. È uno sport inclusivo, in quanto atleti normodotati e paralimpici si affrontano sullo stesso tracciato, condividendo le stesse identiche difficoltà. È inoltre accessibile perché è previsto che si transiti unicamente lungo strade e sentieri che sono accessibili per chiunque, il che garantisce pari condizioni ad atleti normodotati e paralimpici. Esistono tre specialità a livello agonistico: il pre-O, il tempo e le gare a staffetta. Vediamo ora quali sono le analogie con la corsa orientamento. La simbologia delle mappe, ovvero i simboli utilizzati e i colori, è identica a quelle della corsa orientamento, inclusi anche i simboli di tracciato sovrastampati in colore magenta, ovvero il triangolo di partenza, il cerchietto del punto di controllo e il doppio cerchio di arrivo. Esattamente come nella corsa orientamento, i punti di controllo sono riportati come una sequenza di cerchietti numerati, da 1 fino a quanti sono i punti di controllo del tracciato. Anche se in questo caso la sequenza non è strettamente obbligatoria, viene anche fornita la descrizione dei punti di controllo. Le lanterne utilizzate sono esattamente le stesse della corsa orientamento, stesso tipo e dimensione. Si usano come strumenti, oltre alla mappa, anche la bussola, il cartellino e il punzone. Il cartellino però è un po' diverso rispetto a quello della corsa orientamento, lo vedremo più avanti. A questo punto, quali sono le differenze con la corsa orientamento? Il terreno di gara non può essere visitato in maniera libera, bisogna rimanere unicamente lungo strade e sentieri che sono riportati sulla mappa. In questo modo gli atleti paralimpici non hanno difficoltà aggiuntive rispetto agli atleti normodotati. Non si raggiungono fisicamente le lanterne, ad esempio le tre che vediamo in foto, le si deve guardare sempre dalla strada o dal sentiero. Vanno identificate in prossimità di un punto di osservazione che è segnalato da un paletto o da un cartello a bordo della strada o del sentiero, lo vedete indicate nella foto. In questo esempio in cui vediamo la foto e la mappa corrispondente, vediamo che ci sono tre lanterne posate su tre alberi diversi. Vediamo anche che c'è un cartello che indica il punto di controllo, il punto d'osservazione. Possono esserci fino a 5 lanterne per uno stesso punto di controllo, il che significa da 1 a 5. E se una di queste è corretta, è l'unica che corrisponde a quella segnata sulla mappa, sia per la sua posizione, ovvero il centro esatto del cerchietto numerato, in questo caso il cerchietto numero 1, e la descrizione punto, in questo caso non è visibile. Se consideriamo le tre lanterne visibili da questo punto di osservazione, vediamo che sulla mappa i tre alberi corrispondono ai tre alberi segnati con il cerchietto verde, a destra del piazzale. E quindi la risposta è, fra quelle tre lanterne che vediamo, quella più a destra, quella più vicina al punto di osservazione. La classifica di una gara di Trail O non è a tempo, ma è a punti, ovvero corrisponde al numero di risposte esatte fornite. Una punzonatura errata non comporta la squalifica come nella corsa orientamento, ma semplicemente non permette al concorrente di cumulare il punto per la risposta corretta. Proviamo ora un breve tracciato di Trail O in ambiente scolastico per capirne bene il funzionamento. Nella mappa vediamo riportati tre punti di controllo, di cui viene fornita anche la descrizione punto.
Nelle gare scolastiche, e quindi anche nei campionati studenteschi, ad ogni punto di controllo corrispondono sempre e solo tre lanterne visibili. Le risposte che si possono dare sono dunque A, B e C, se una delle lanterne visibili è corretta, oppure Z, se nessuna delle lanterne visibili risulta corretta. La risposta va data punzonando sul cartellino. Oltre ai punti riportati in mappa, ci sono anche delle postazioni a tempo, solitamente al termine del tracciato. In queste postazioni le lanterne sono 6 e i quesiti da rispondere sono 3 in successione. Proviamo ora insieme questo tracciato. Supponiamo di trovarci sul primo punto di osservazione, anche se il cartello che indica il punto di osservazione è fuori dall'inquadratura. È importante che ci troviamo sul punto di osservazione per identificare correttamente come A, B e C queste tre lanterne. Il criterio da usare è, scorrendo la visuale da sinistra verso destra, la prima lanterna che incontriamo è la A, la seconda è la B e la terza è la C. In altre parole, la lanterna più a sinistra è la A, quella centrale è la B e quella più a destra è la C. È ininfluente la distanza delle lanterne dall'osservatore. Conta soltanto come le si incontra scorrendo la visuale da sinistra a destra. Guardiamo ora la mappa. Se volete rifletterci più a lungo, tranquillamente mettete in pausa questo video. Dobbiamo guardare il centro esatto del cerchietto numero 1 e considerare anche la descrizione punto. Se intuiamo la forma dell'aiuola, c'è anche un albero e una fontanella che ci aiutano. La lanterna corretta in questo caso è quella più a sinistra, ovvero la A. Secondo punto d'osservazione, le tre lanterne ben visibili sono A, B e C, sempre scorrendo la visuale da sinistra verso destra. In questo caso il quesito vuole una lanterna posizionata tra due alberi, in realtà tutte e tre sono posizionate tra due alberi, c'è anche un albero fuori inquadratura sulla destra, lo vediamo invece nella mappa. Ma se guardiamo il centro esatto del cerchietto numero 2, ci rendiamo conto che di queste tre lanterne, quella corretta è quella di mezzo, ovvero la B. Passiamo al terzo punto di controllo. Le tre lanterne identificate, ormai abbiamo capito, sono da sinistra a destra A, B e C. Se guardiamo la mappa, il quesito ci chiede un angolo interno dell'edificio. Ma quell'angolo interno, oltre al fatto che non è visibile, ma potremmo andarlo a vedere andando un po' più avanti lungo il vialetto, questo è consentito. Tuttavia, per identificare bene le tre lanterne dobbiamo stare sul punto di osservazione, altrimenti rischiamo di non chiamarle nel modo corretto. Se guardiamo bene la mappa, abbiamo capito che l'angolo che il centro del cerchietto ci indica non corrisponde a nessuna delle tre lanterne. Quindi in questo caso la risposta corretta è Z. Come si punzona nel trailer? Il cartellino è simile a quello della corsa orientamento, ma un po' più complesso, perché per ogni punto di controllo abbiamo più risposte possibili. Quindi, ad esempio, se guardiamo la riga del punto di controllo 18, in questo cartellino, che è un cartellino per trailer agonistico, non ci sono solo le caselle A, B, C e Z che incontreremmo in un cartellino per trailer scolastico, ma ci sono anche D e E. Questo perché le lanterne visibili da un punto di controllo nelle gare ufficiali è fino a 5. Si utilizza il punzone meccanico o personale, cioè consegnato alla partenza, oppure disposto in corrispondenza dei punti di osservazione. Bisogna punzonare la casella corrispondente alla risposta che vogliamo dare. Si utilizzano anche sistemi elettronici, addirittura delle app per smartphone, per le punzonature del trailer. Piccola nota, nelle gare ufficiali di Trailo bisogna utilizzare l'alfabeto internazionale. Le lanterne saranno quindi chiamate Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo e Foxtrot quando, come nei punti a tempo, arriviamo fino a 6 lanterne e la risposta Z in realtà è 0. Dico questo perché nei punti a tempo la risposta va data a voce. I punti a tempo, come già detto, non sono riportati sulla mappa di gara, ma spesso si trovano al termine del tracciato, possono anche trovarsi all'inizio o addirittura nel mezzo. C'è un giudice cronometrista e una sedia. Il concorrente deve sedersi e prendere le mappe. Quindi risponde a voce a più quesiti sulla stessa postazione. Non è prevista qui la risposta 0.
Il tempo impiegato per rispondere ai quesiti a tempo, sommando anche le eventuali penalità per ogni errore, 60 secondi, serve a risolvere i pari merito nella classifica. Proviamo adesso un punto a tempo. Consideriamo quindi di essere seduti su una sedia con il cronometrista che ci sta per cronometrare e utilizzerà la solita formula. Innanzitutto ci fa vedere le tre lanterne, che qui sono A, B e C o Alfa, Bravo e Charlie. La situazione è semplificata, in realtà dovrebbero essere 6 anche con Delta, Echo e Foxtrot, e userà la formula il tempo parte ora e farà partire il cronometro. Solo a questo punto possiamo guardare la prima mappa. Se guardiamo la mappa, il centro del cerchio corrisponde alla risposta C e quindi diremo Charlie o C. Passiamo alla seconda mappa, intanto il cronometro corre, in questo caso abbiamo l'angolo di una recinzione, ma della recinzione più alta, quella non oltrepassabile, e quindi la risposta sarà alfa. Data l'ultima risposta, il cronometrista stoppa il tempo. Ad esempio, in questo caso abbiamo impiegato 27 secondi per rispondere a due quesiti. Ricordo ancora, nelle gare ufficiali, anche scolastiche, quindi campionati studenteschi, i quesiti dei punti a tempo sono 3, quindi 3 mappe in successione. E le lanterne visibili sono 6, da Alfa a Foxtrot. Ecco come funziona la classifica di una gara di 3 LO. Innanzitutto valgono i punti riscontrati sul tracciato, ovvero un punto per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta errata o invalida. Una risposta invalida è quando, ad esempio, un concorrente sul cartellino di gara punzona più caselle di risposta in corrispondenza di una stessa riga di un punto di controllo. A parità di punti valgono i secondi impiegati per rispondere ai punti a tempo, sommando anche le penalità di 60 secondi per ogni risposta errata oppure invalida. Come facciamo a praticare il 3LO durante la settimana? Non ci sono soltanto le gare ufficiali o gli allenamenti, ma si può anche giocare al 3LO come se fosse un videogioco, direttamente da casa, su PC o anche in giro su tablet e smartphone. Esistono dei siti specializzati oppure dei forum interattivi creati appositamente per la didattica a distanza. Trovate dei link utili nei commenti a questo video. Si svolgono anche dei veri e propri tornei, effettivamente come succede negli eSports. Adesso vedremo qualche esempio. Vediamo ora alcuni esempi tratti dalla piattaforma Tempo Simulator, dove è possibile praticare il 3LO virtuale con centinaia e centinaia di quesiti. Saranno tutti nella forma che vedete ora. Una foto in alto con le lanterne, l'estratto della mappa in basso con il cerchietto esattamente al centro dell'estratto, la descrizione punti purtroppo solo simbolica e non testuale e la freccia del nord che ci indica che la mappa effettivamente è stata orientata secondo la visuale. La risposta si dà con i pulsanti al centro. In questo esempio vedete le 6 lanterne come se fosse proprio una postazione a tempo e quindi abbiamo Alfa e Bravo in basso a sinistra e al centro, Charlie, Delta ed Echo nella parte alta della foto e Foxtrot in basso a destra. Sto per darvi la risposta, quindi se volete dedicare qualche secondo in più per trovare la risposta in autonomia, mettete ora in pausa. La risposta a questo quesito è la Echo. Siccome nel 3LO virtuale il limite è solo la fantasia, potremmo utilizzare ad esempio anche delle foto d'epoca e poi utilizzare dei programmi di grafica per disegnarci sopra delle lanterne. In questo caso, ad esempio, una foto in bianco e nero di una scuola è stata utilizzata con la mappa però recente. Potrebbe quindi esserci qualche differenza, però da come vediamo la posizione degli alberi nelle aiuole e anche degli oggetti particolari, nonché la posizione dell'edificio, delle scalette e della fontana al centro è rimasta intatta nel tempo. Potete mettere in pausa in questo momento. La risposta corretta è la Bravo. Possiamo utilizzare anche dei mondi virtuali. Ad esempio, questa foto è tratta dal videogioco di Orient Thiring Virtual O. La scala della mappa è molto ingrandita. Possiamo però riconoscere ad esempio le piscine. La risposta corretta di questo quesito è la Echo. Possiamo utilizzare anche dei mondi virtuali presi da altri videogiochi. In questo caso però la mappa dovremmo disegnarla da zero. Guardiamo ad esempio questa situazione di un porto.
antico. Le sei lanterne sono comunque sempre ben visibili, anche se la visuale è molto diversa da quella che avremmo nella realtà, un po' più rialzata. La risposta a questo quesito è la Foxtrot. Qualcuno ha addirittura portato il treno virtuale nel mondo di Minecraft. E quindi in questa realtà a cubetti anche le lanterne saranno a cubetti. Anche la mappa, soprattutto nelle curve di livello, vedrete che sarà tutta molto spezzettata. A prima vista sembra più difficile rispondere ai quesiti, in realtà abbiamo molti più elementi per rispondere con precisione. In questo caso, la risposta corretta a questo quesito è la delta. Grazie per l'attenzione, spero che abbiate gradito questo video e che abbiate delle informazioni per cominciare a praticare il Trelo sia in maniera virtuale, sia a scuola, che magari nelle gare ufficiali della Federazione Italiana Sport Orientamento. Un saluto da Daniele.